Il Senabre compare in tribunale 22 anni dopo la fuga in Senegal. L'ex presidente ciadiano in stato di fermo da domenica è stato ascoltato dalla Corte Speciale di Dakar, che lo indaga per crimini di guerra e contro l'umanità. Lunedì il procuratore generale Mbacke Fall aveva affermato che ci sono indizi gravi e concordanti a carico di Abre. L'istruttoria, che dovrebbe durare 15 mesi, comincia dopo una lunga querela giudiziaria che si è conclusa con l'ordine della Corte di Giustizia Internazionale di perseguire l'ex dittatore in Senegal. L'iniziativa era partita dal Belgio, cui si erano rivolte le vittime di Abré di fronte all'inerzia della giustizia africana. Durante la presidenza di Abré dal 1982 al 1990, anno in cui fu deposto dal presidente Idriss Déby Itno, sarebbero stati compiuti 40.000 assassini politici e 200.000 casi di torture.